È sabato 30 gennaio, sono le 14:50, siamo come al solito in via Rosetti e questa è la situazione. Come potete vedere, le auto sono sempre costantemente parcheggiate una dopo l'altra. Addirittura questa vettura ostruisce completamente l'ingresso del passaggio pedonale di questo condominio. Come potete vedere, è praticamente impossibile accedere pedonalmente perché la vettura è proprio attaccata l'un l'altro. E così per tutta la strada. Sono le 14:50, torneremo più tardi. Sono le 15:10, siamo in via degli Alpini. Qui vedete che le vetture sono parcheggiate direttamente occupando una delle due carreggiate e come parcheggio fisso, visto che il proprietario di questa autovettura ha pensato bene di coprirne il parabrezza per evitare che si ghiacci. Questa è tutta via degli Alpini. Potete vedere che superando questo incrocio, quella con via Emilio Rizzi, le vetture occupano invece stabilmente l'altra carreggiata, ostruendo praticamente un intero senso di marcia. Ecco, come potete vedere, via degli Alpini, le vetture che arrivano sono costrette ad occupare il senso di marcia dell'altra corsia. E praticamente, come potete vedere, a muoversi praticamente a senso alternato. Sono le 15:40, siamo tornati nuovamente in via Rosetti e come vedete la situazione non cambia. Le auto parcheggiate più o meno sono sempre quelle. Sono le 16, siamo ritornati in via degli Alpini e come vedete la situazione non cambia. Nell'una e nell'altra corsia. Ci spostiamo per vedere meglio, ma la situazione, come vedete, è sempre uguale. Sono le 17:30, siamo tornati in via degli Alpini. Come vedete, la situazione è assolutamente invariata. Le auto sono sempre occupando interamente una carreggiata, sia da questa parte che dall'altra. Come vedete che in pratica si cammina a senso alternato, essendo rimasta libera solo una corsia. Sono le 17:50, siamo tornati in via Rosetti e la situazione non cambia. Le vetture sono sempre lì e più o meno, come potete vedere, sono sempre le stesse. Questo invece è il parcheggio. Sono le 18:45 e siamo ancora in via degli Alpini. Come vedete, la situazione non cambia. Le vetture sono sempre lì ad occupare una intera corsia. E le macchine viaggiano su una sola corsia in entrambi i sensi. Questa è via degli Alpini.
Sono le 19:30, siamo tornati in via degli Alpini, la situazione è stazionaria, il traffico non può che peggiorare perché adesso aumenta la circolazione delle persone. Ma come vedete i parcheggi vengono gestiti sempre allo stesso modo. Questa è sempre via degli Alpini. Sono le 19:35, siamo tornati in via Lusetti. Come si vede dalle immagini, la situazione non cambia. È evidente che le vetture parcheggiate non sono vetture di clienti dell'attività commerciale, quanto piuttosto probabilmente di persone residenti, visto che le vetture che vi stiamo inquadrando sono presenti qui da praticamente tutta la giornata, da quando abbiamo iniziato a fare le nostre registrazioni. Come potete vedere, che come dicevamo prima, la situazione non cambia, i marciapiedi sono praticamente inesistenti in via Rosetti perché occupati interamente dalle vetture. Vedete che le vetture sono parcheggiate addirittura nei modi più strani. Questa vettura, per esempio, non lascerebbe passare praticamente nulla perché diciamo che è quasi completamente attaccata alla parete. Vedete che le vetture sono praticamente attaccate l'una all'altra in una sorta di parcheggio di fatto. Siamo quasi arrivati alla fine di via Lusetti e quindi alla fine del divieto di sosta. Qui ancora vetture. Qui finisce il divieto di sosta di via Lusetti e iniziano i parcheggi che, come potete vedere, paradossalmente sono invece completamente vuoti. Come vedete dalle immagini, tutti i parcheggi di via Lusetti sono completamente vuoti. Praticamente le auto in sosta finiscono laddove finisce il divieto di sosta, dove ci sono i parcheggi non c'è più nessuno.